Massimiliano Fenice, il presidente del corso di laurea magistrale in biologia ed ecologia marina. Un corso di laurea estremamente dedicato all'ambiente marino, che nel panorama nazionale si posiziona in maniera piuttosto buona per quanto riguarda la sua attitudine a vivere realmente l'attività didattica di ricerca sul mare. Non a caso abbiamo voluto fare queste riprese da una delle barche del Dipartimento. Noi abbiamo una piccola flottiglia dedicata alla ricerca e alla didattica in mare. Sia i professori, i ricercatori che gli studenti possono accedere a questi natanti per le loro attività didattiche e di ricerca. Un corso quindi dedicato al mare, ma un corso che comunque prepara un laureato magistrale in scienze biologiche. Un laureato magistrale in scienze biologiche che a tutti gli effetti è un biologo specialistico. Quindi questo biologo si potrà iscrivere a corsi superiori come il dottorato di ricerca, potrà partecipare agli esami per conseguire l'abilitazione di Stato all'esercizio della professione di biologo senior e può fare tutte le attività professionali che fanno i biologi laureati magistrali, con un'apertura maggiore verso l'ambiente marino e con quindi tutti quegli enti privati e pubblici che si occupano di tutela del mare. Il mare è sicuramente una delle risorse principali della nostra nazione, è circondata l'Italia da migliaia di coste e questa risorsa deve essere gestita da personale altamente qualificato e professionale affinché la risorsa mare sia gestita in modo ecosostenibile. Il nostro dipartimento è da molti anni coinvolto in questa ricerca e nella preparazione di biologi marini altamente qualificati. Tutti i docenti di questo corso, la maggior parte dei docenti di questo corso, fanno ricerca attiva nell'ambiente marino e i ragazzi che si iscrivono a questo corso di laurea magistrale possono partecipare alle attività di ricerca per le loro attività curricolari di tesi e tirocini frequentando dei laboratori altamente specializzati, come per esempio qui a Civitavecchia il laboratorio di oceanologia sperimentale e ecologia marina o alle saline di Tarquinia il laboratorio CISMAR, un laboratorio che studia l'ecologia del mare e inoltre provvede al restocking, al ripopolamento di specie marine in estinzione. Inoltre questi docenti hanno contatti con altre entità universitarie o enti di ricerca internazionali per cui gli studenti possono partecipare a programmi Erasmus, a programmi di docenza o di lavoro all'estero per aumentare la loro professionalità sulle scienze del mare. Quindi il corso di laurea magistrale in biologia ed ecologia marina del Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche dell'Università degli Studi della Tuscia vi aspetta. Siamo totalmente a vostra disposizione per qualsiasi informazione vogliate richiedere. Accorrete numerosi, potete anche rivolgervi al sito Unitus Orienta che possiede tutte le informazioni in maniera dettagliata. Grazie e arrivederci.